lasciati. E gli zombie ci avevano quasi rotto il culo. Quindi, oggi ci divertiremo a mai tutto a verificare che non ci siano rotture di palle in giro. E secondo, con tutte le stracciate che abbiamo fatto l'altra volta, ci dedicheremo alla realizzazione, finalmente, di questi recinti. Così, finalmente la sera, se vogliamo lavorare nel campo, non ci saranno ospiti non graditi. E ora sapere perché quando facciamo le nostre registrazioni, al piano di sopra incominciano a spostare il mondo. Comunque, il progetto è semplice. Questa sarà la prima coltivazione. Vedremo di fare una protezione adatta e sufficientemente alta per evitare che ci siano eccessive rotture di palle dei dati. Ma abbiamo notato una cosa, che man mano si va verso il mare aperto, gli zombie tendono a non venire più. Quindi, anzi, parlo solo con una piccola idea. Perché costruire un solo recinto? Perché non fare anche qualcosa di più singolare? La cosa, quando lui pensa a queste cose, io rabbrividisco, perché so bene che incomincerà a tirare fuori delle idee talmente assurde che... Ah, questa è proprio la volta che voglio incominciare a spostare queste cose. Dicevo, cercheranno sicuramente di costruire qualcos'altro, qualcosa che non ho idea bene di quello che voglio fare. Però il fatto che verso il mare ci sarà qualcosa, vabbè, non ho idea di quello che sto dicendo, quindi preferisco evitare di pensare a altri progetti. Allora, stavamo dicendo, stiamo cominciando a sistemare in modo random delle blocchi di legno per far sì che ci siano le luci sopra e non permettere lo spawn di stronzi. Come avete visto dall'inventario, con lo zoom di Bardato d'oro ci ha droppato un paio di rovinati, un paio di calzoni d'oro rovinati. Questa è la nostra idea, creare una doppia recinzione in altezza che impedisca, diciamo, agli arcieri di fucinarci dall'acqua. Poi abbiamo anche in mente di creare anche un ponte di legno che conduca più agevolmente alla coltivazione. Sono comodi mezzi blocchi perché permettono di creare fra la sabbia sottostante e il recinto una sorta di vuoto d'aria che crea una corrente, così per caso i zoom volessero venire da questo lato avrebbero difficoltà a salire. Forse.
potete vedere, questo è il lucernario che abbiamo costruito per la base sotterranea. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere mentre la creavamo, però sinceramente è decisamente pallosa la situazione. Ci sono ospiti che ci fanno il piacere di schiattare da soli. Allora, però posso operare un piccolo taglio mentre costruiamo altre staccionate. In questo modo possiamo completare il lavoro. Decisamente ritengo che difendere un semplice recinto, difendere così estremamente un semplice campo, io lo salgo da questi e infilo tutto quello che stanno spostando su per il culo. Come cazzo è chiuderti? Scusate, abbiamo dovuto tagliare un poco perché c'erano delle persone solo che stavano usando un trapano. E una specie di Black and Decker. Più o meno quello che tengo io in mezzo alle gambe quando voglio rompere il culo a qualcuno. Comunque, abbiamo fatto le recinzioni completamente. E adesso stiamo sistemando le torce per dare una giusta illuminazione. Naturalmente vi risparmieremo la parte in cui areremo e coltiveremo, almeno lo spero. Ora vogliamo finire meglio l'ingresso. Ma direi che una pressure plate anche qui sia la cosa migliore. Non è il caso di metterla esterna, se no praticamente ci ritroviamo dentro al campo e non è cosa buona e giusta. Ma che cazzo ho detto non è cosa buona e giusta? E poi come cazzo vai a passare? Cosa buona e giusta. Sono ma parlo come in prete. Vabbè. Lasciamo perdere. Ok, un cancello che si apre con la pressure plate, un cancello invece che rimane sempre aperto. Utilizzo un ritardo. Ah, per i danni. Secondo me basta quello per i danni, eh? In casa mia, quando incomincia a fare le cose, diventa estremamente perfezionista. Beh, da questo punto di vista non posso dire niente, pure io quando faccio la mia serie parallela, sono perfezioni. Quella famiglia lo mangia. Ok, ritengo che abbiamo fatto a sufficienza, no? Quando lui ha la sua maniera di fare il periodo di 14-15 minuti, forse sinceramente, come sta avvenendo la tua realizzazione, è un'architettura particolare. Siamo quasi la gabbia del re, se non altro po'. Che altro devi fare? Vuoi metterci anche solo un palo al centro, una torretta? Ora, si crea una dissonanza. Ci stiamo dedicando un po' di pesca notturna. Ma però non sto piacendo molto pescare, e non solamente nel gioco.
Ma quello che potrebbe dire abbiamo trovato la barchetta, quello è un libro, il salmone, il mare, il pesce. Capisco che qualcosa di rilassante, meno male che fra una testata e l'altra mi posto di velocizzare un po'. Infatti le parti invece di velocizzate le sto commentando a parte. Infatti mi raccoglie dal fatto che le stelle stanno calando velocemente e alle nostre spalle sta cominciando a farsi chiaro. Decisamente, la pesca è uno dei pochi sport mi piace. Infatti ho trasmesso a mio fratello il piacere di pescare. A voi piace pescare? Spero di sì. Perché anche a noi piace molto pescare, ma non sul nuovo. A noi piace pescare anche in barca, sott'acqua. Purtroppo andare sott'acqua con maschera e muta è un po' problematico per mio fratello. Sì, io tengo un braccio artificiale meccanico che mi permette di sfruttarlo sott'acqua. Ah, voi mi sapete che vengo, come faccio a fare la serena in quanto vengo un braccio? Beh, mi posso assicurare di una cosa. Non c'è bisogno solamente una mano col mouse per poter fare Minecraft. Esiste un sistema di mouse virtuale che, come la mano sopra un sensore, muovi avanti e a destra per muovere e per cliccare sopra il pulsante basta che fai il movimento della mano e palma. Questo esiste. Un momento mi cliccare sul mouse. Se poi un momento sulla sinistra del mouse, così, la tieni inclinata così, significa che con la combinazione e basta. È un software che ho creato per me. Molto utile. E in breve capo. Quindi non capisco. Ancora ci sono, se non vengo ora. E... Oh. Che è successo? Che culo di merda! Hai rotto uno e sono uscito 4 pulcini. Che cosa vuol dire tanto?